Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Farm Simulator 2019 nella bella mappa Italia. Siamo in compagnia del nostro amico Simulator for Life. Buongiorno, che sta andando a cercare funghi. Anna 3. No, pensavo che non mi vedevi tra le erbe alte, No, via. difatti io. Volevo fare tipo i giaguari, tipo alla Sì, caccia, tipo un capito? Che giaguaro si che sta. nascondono Attento, attento, nelle. che. Poi conigli dall'altra parte che non vorrei mai Per che. quello, cioè, i polli laggiù, allora, sai, ci facevamo una Sì. scorpacciata, via. Ah. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, Ma ovviamente. grazie a lei di essere qui sulla mappa Italia, in nostra compagnia. Come sempre, ragazzi, io vi do il benvenuto qui al canale. Come sempre, vi ricordo, prima di iniziare il gioco e di partire con il gameplay, di iscrivervi, pollicioni, dammi un like, commentate, condividete, notificazioni, scusate, seguirmi, trovate il canale di Simulator for Life, mi raccomando. Va bene, io non Iscrivetevi. ho capito niente comunque. Ho capito solo Simulator for Life, il resto Bene, basta. bene. Allora, ragazzi, Ottimo. dobbiamo. Allora, ragazzi, aspetta, aspetta, che qua partiamo a bomba, ma dobbiamo fare delle premesse. Ok, allora dobbiamo fare una piccola premessa. Allora, non so, non mi ricordo quando, ma credo la settimana qua, lunedì, martedì, Il 5. il Il 5. Il 5. 5 di aprile. C'è stato un corposo e netto aggiornamento di tutta Sostanziale. la mappa, esatto, sostanziale. Diciamo che il buon Edomod consigliava di rifare tutto, diciamo, di riaprire un nuovo salvataggio, ricreare la mappa per chi gioca in multiplayer in single e poi creare tutto. Esatto. E andare poi in multi perché non so, dovrebbero essere stati dei grossi cambiamenti e poteva dare dei problemoni. Per cui mi sono fatto tutto questo bel lavoro qua, me lo sono rifatto. Per cui tutto quello che vedete l'ho dovuto rifare e ho portato qualche modifica più che miglioria. Non vorrei esagerare poi. E per cui se vedete qualche differenza, il problema sta lì che mi sono dovuto rifare tutta la mappa, tutto il gameplay. Però comunque abbiamo qui l'orzo sull'1 come avevamo stabilito. Sul 18 abbiamo le carote e sul 19 abbiamo l'avena. Sono stato costretto, diciamo, a ripiantare gli alberi di nuovo, eccoli qua. Mi sa Sono già che. però cresciuti un Sì, pochettino. esatto, perché mi sa che li ho messi giù prima di far tutto, ho messo giù gli alberi e poi sono andato avanti un attimo col tempo per Ah, ok. settare, esatto, per settare le gallinelle perché non sapevo come fare per sistemare la questione uova, per cui alla fine sono dovuto andare avanti 3 giorni, mi sembra. Adesso non so se i litri sono quelli, ma però comunque anche nel silo ho riportato più o meno le quantità, diciamo, che avevo in precedenza, per cui più o meno siamo lì, i mezzi sono quelli e vabbè. In più, oltretutto, visto che avevo le due missioni da finire, che avevamo preso la missione sul 17 seminare e un'altra missione, mi sembra, non mi ricordo più dove, vabbè, era un'altra di irrorazione, e ho detto, vabbè, mi prendo i soldi delle missioni perché le ho concluse e meno. Abbiamo finito anche lì e mi sono preso i soldi perché sennò non mi sembrava corretto restare in Esatto. mutande così proprio di brutto, eh? Non mi sembrava il caso. Cosa dobbiamo fare oggi? Beh, dobbiamo solo iniziare l'irrorazione dell'erbicida e invece devo iniziare la fertilizzazione del terreno. Però per fertilizzare il nostro bel terreno, anzi i nostri bei terreni, perché ce ne sono svariati. Io vorrei usare questo, ma mi sa che questo non mi lascia scaricare una mazza. Per Ok, ottimo. cui si passi l'erbicida su tutti i terreni, però purtroppo questo è a orzo e gli richiede la fertilizzazione, per cui dovrò andarmi a prendere uno spargi fertilizzante. Sono indeciso se il Kun o il Lizard 18, 24, 10, 6. No, prendiamo il Kun qua e andiamo a prenderlo col nostro fiattino. Ah, qualcuno nei commenti mi ha detto che il Fiat verde, diciamo, è un po' inguardabile.
Ma come? No, raga, è splendido. Però la questione per differenziarli, a parte le gomme, vabbè, ci sta, però era... Diciamo, mi dava un senso dell'est a me, eh? Dà un senso più di dell'est. No, a me invece dà un senso di... di freschezza? Trattore da da restaurare non verniciato. Ah. Non so se tipo con quelle vernici che diciamo per attaccare poi la vernice sì, normale, sì, sì, ho capito, no? Non so come tipo primer, via. Primer, sì. Ok, allora io sono qua, però volevo fare una cosetta. Questo bel spargi fertilizzante può contenere concime. Ma che meraviglia! Per cui io andrei a scaricare, a usare il concime delle nostre galline per fertilizzare. Sì, bravo, bella idea. È pochino, però almeno ci proviamo, insomma. Ok, io parto. Vediamo come si comporta. Mica male però, eh. Si va bene? È già finito. Comunque, ha fatto 2 metri, però. Azoto buono. Non è perfetto, ma ci sta. E insomma, almeno abbiamo... Pensati, ci avevo creato perfino il percorso. Almeno l'abbiamo provata, insomma. Sappiamo cosa farne di questa cacchina delle galline. Di questa pollina. Chiamiamola col suo nome, la pollina. Partiamo con la fertilization del campetto. Immagino che lei sia già sui nostri nuovi terreni a lavorare, 18-19, sì. Alla grande. Al 19 in realtà è già fatto. Ah sì, è vero, sono riuscito, sì, è vero. Manca solo il 18. Eccoci qua, il simuletto sta diserbando. Qua invece abbiamo le carote, off camera me le sono conclusa perché ormai già che c'ero a rifar tutto ho detto ma sì, facciamo, sistemiamo tutto e nel prossimo gameplay partiamo già alla grande. Allora, in questo gameplay vorrei prendere i cavalli, però c'è un punto di domanda. C'è un bel punto di domanda che, come avevo detto nel gameplay precedente, siamo in attesa della conferma per i bonus dal comune. No, allora ascolti. E non so se il simulator ha parlato col sindaco e la lei regione, non sa, il lei capo non di sa, stato. Perché giustamente noi non ci siamo più sentiti, quindi lei non però sa. All'ultimo... Io sono andato a chiedere... Era più per un sì. Sono andato a chiedere udienza... Sono andato a chiedere audienza al Papa, esatto, sì. E il Papa ci ha dato la sua benedizione, quindi possiamo ricevere il bonus. I fondi, ok, i fondi europei. Sì, sì, fondi non sì esatto, bene. Direttamente, no, lei riceverà i fondi dal Vaticano, direttamente dallo Stato del Vaticano. Bene. Sì, sì, ci ha concesso questa benedizione, diciamo, che è una vera benedizione. Ma te credo così, vuol dire che sono proprio a fondo perduto? Siamo proprio a fondo perduto? Sì, è l'unico Stato che ci ha accordato l'udienza è stato lo Stato del Vaticano, si vede che ha pietà di noi. Non ha più pietà di me, insomma, non di noi, di me. Vabbè, per cui ragazzi, noi possiamo beneficiare dei fondi dello Stato del Vaticano a fondo perduto, per esatto. Cui io direi di dar fondo a sti fondi. Cosa volevo esatto. fare io con questo bel budget che ci ha dato il Vaticano, il buon Stato del Vaticano? Volevo prendermi i cavalli. E il costo per prendere la masseria dei cavalli, se così si può dire, no, la stalla dei cavalli, che è proprio qui vicino alla nostra farm, costa 176.000 euro. Facciamo sta acquisto dei cavalli. Naturalmente i fondi, abbiamo l'accesso ai fondi illimitati, per cui 176.000 sì. euro. Allora, prendiamoci sto pezzettino qua di terra alla fine. Eccoli i cavalli, bene. Bellissimo. Bellissima la stalla dei cavalli. Molto bene, dobbiamo ringraziare il nuovo, diciamo, il nuovo comune del Vaticano.
Esatto, l'unica cosa è che poi hanno detto che devi metterci lo stemma sulla porta, eh? Quindi poi devo metterci la bandierina bianca e gialla. Sì, bianca e gialla, sì, devi metterci la bandierina, okay. certo. Vabbè, e i cavalli li prenderemo poi alla, più avanti, perché non ho da cibo da dargli. Però finché io non metto i cavalli dentro, non so cosa serve da cibo per i cavalli. Certo. Ma io uno ne metterei uno intanto. Così, in modo da capire cosa vuole. Ah, pulizia, acqua, paglia, avena, erba, insilato per cavalli, ammazza, o fieno per cavalli e carote. Ci è andata bene. Beh, la miseria. Le carote le abbiamo già, però abbiamo un problemone. Dobbiamo fare erba o fieno? Fieno per cavalli, non fieno. Fieno per cavalli. Fieno per cavalli come si farebbe, scusa? E il fieno erba medica. Molto bene. Mi piace sta questione qua, carina. Erba semisecca, erba cavallo appassita, eccola qua. Vabbè, nel frattempo il nostro operaio ha finito e basta così. Andiamo avanti col tempo, anzi, Simulator, se vuoi portare via il Fiat, che io metto a posto sti tubi dell'acqua, se ci riesco. Dove sei? Qui sopra. Aspetta che tolgo la velocità. Ma che meraviglia! I nomi? I nomi dei dei donatori. Di tutti coloro, immagino, che hanno donato, sì, per la mappa. Esatto. Meraviglia, non riconosco neanche un nome, però beh. Uno speciale ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno affiancato nella realizzazione di questa mappa, investendo il loro tempo e la loro passione, hanno reso ciò possibile a loro, hanno reso ciò possibile a loro, va la mia più grande gratitudine. Eccoli qua. E poi tutti i nomi, ma e che bellezza, qua bellissimo, c'è proprio posto. Sotto la farm principale. Sì, a ringraziamento di tutti coloro che hanno contribuito con le loro donazioni allo sviluppo di questa mappa, Edomod Italia Mod Designer. E qua ha messo tutti i nomi, bellissimo. Ma guarda quanti nomi, sì, cioè, guarda una... quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa farm. Una, due, tre, quattro, cinque targhe piene di nomi. Mamma mia. Anche questo sta a significare il grande lavoro che c'è stato dietro, insomma. Esatto. Allora, detto ciò, andiamo avanti col tempo che dobbiamo iniziare la raccolta di... Allora, chissà dove si dà la paglia. Proviamo a entrare. Ah, eccolo qua. Molto bene. Ah, qua proprio. E beh, naturalmente devo entrare per girarmi, perché sennò sarebbe da pazzi. Cosa facciamo? Iniziamo a raccogliere l'orzetto. E nel frattempo... Ecco, te pareva. E lei stia calmo lì un attimo, Stia un po' calmo. Ti ho buttato il carrellino. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Non sfugge niente al mio occhio felino. Ecco. Ecco. Va bene. Cominciamo a trebbiare, voilà. Ma io non riesco a togliere sta paglia da sto cazzo. Ce la faranno i nostri eroi? Prima o poi? No. No. Ma perché stai facendo di nuovo la paglia? Non sono io che voglio la... Io glielo dico che non voglio paglia, ma lui me la continua a fare. Vabbè, è parsimonioso lui. Dice meglio recuperare tutto. Ok, nel frattempo che il cosplay... si raccoglie l'orzetto qua, l'orzo, noi andiamo a raccoglierci le carotine. Però per raccoglierci, ecco, le carotine mi servono due attrezzi importanti, che sono: uno è questo, che è la Grimme SE260 Carrot, che è quella specifica per le carote, e la noleggiamo. E in più mi serve il suo attrezzo anteriore, che è la defogliatrice, se dico giusto. Il 180 avevamo detto che prendevamo. Sì. Allora facciamo così, prendiamo il Fiat 180. Allora,
Eccolo qua. Compra. E alla fine l'abbiamo preso. E via, dai. Ma cosa sta facendo l'operaio là della Trebbia, mamma? Io ho paura, ragazzi. Cosa sta facendo? No, lascialo stare, va là. Qualsiasi cosa stia facendo. Ah, no. Ma è giusto, è giusto. Com'è giusto? Stava andando al punto giusto. Ma che punto? Sì, sì, sì. A questo punto che adesso viene qua, guarda. Viene qua al primo punto. No, io non voglio crederci. C'è qualcosa che... Ma è l'operaio che sta facendo tutte queste manovre? No, adesso l'ho preso in mano io perché qua stiamo andando fuori da ogni limite. Scarico automatico metti Trebbia. No. No, no, non venire qua. Ma davvero? Aspetta che voglio provare sta roba qua. Aveva riconosciuto il silo e stava andando a scaricare al silo, davvero? Non può andare a scaricare al silo perché non ce la fa. Mettimi il carro qui vicino. Allora, lui era arrivato qua e ha deciso di sua spontanea volontà di andarsene. Vabbè, proviamo a lasciarlo così, vediamo cosa combina. Allora, eccolo qua. Il nostro 180 è da riparare, però. Allora, io sono arrivato al terreno intanto, nel frattempo. Vorrei capire il discorso qua com'è. Se io dispiego, esatto. Devo per forza prima fare un paio di giri attorno. Adesso mettiamo un attimo l'operaio a farsi qualche giro attorno e poi veniamo a raccoglierle. Ah, ma viene sempre qua a scaricare però. Ah, ok, che figata. E allora sì. No, ma che figata. E allora sì, riconosce. No, ferma. Mamma, mamma. Vabbè, allora scarico automatico della Trebbia, lascia lì. Ok. E poi vedi, si ferma. Sì, però non mi sta dicendo. Ferma. Sì, ma vedi che non mi sta dicendo l'attrezzo da scaricare. Ah, è vero. Perché si vede che sta cercando di capire dov'è la... Sì. Meno mi dicesse qualcosa qua. Ah, impostazioni specifiche. Non ho fatto tempo a leggere. Ecco, ecco, sta partendo. Ma è meravigliosa sta cosa. Adesso lei si fa tutto il percorso indietro fino ad arrivare qua e viene praticamente a scaricare qui dal cassone. Per dove è stato l'ultimo punto di scarico suo, praticamente. In teoria sì. Ma non mi dà il tempo. No, no. Appena io ho provato a scaricare laggiù. Ah, va bene. E appena scarichi laggiù, no, lei, tu adesso lo lei sai cosa fai? Subito di là. Adesso, appena lei finisce di scaricare, tu gli sposti il cassone. E lo metto di là. Sì, però non ce la fa. Ma secondo me lei viene sempre qua, perché questo è l'ultimo punto, secondo me. Com'è rallentamento per traffico? Ma che meraviglia! No, ma che io meraviglia non ci credo, di ragazzi. Mod. Cosa che meraviglia, fatto ha riconosciuto dove però rimorchio? Se tu gli dai l'impostazione svolte in campo, lui magari non esce dal campo. No, c'è svolte in campo attivo e evita colture. Ah, e allora posso fare disattivo. Tutto su. No, posso fare disattivo. Che vedi meraviglia. Che taglia per le colture adesso. Gli ho detto disattivato, sì. Vedi? Almeno fa prima. Però la prossima volta lascialo di qualche... Ah, perché sennò evitava le colture. Sì, sì. Ah, ok, ok. Così almeno fa un po' prima. Adesso tu vai a scaricare lì. Voglio capire se lui intende scarico a fine campo e intende quel fine campo o se il cassone può essere messo in qualsiasi punto e poi lui ce lo cerca. Allora, adesso simulator ha piazzato il cassone dall'altra parte. Vediamo se, perché 50 volte su 10 volte, 9 volte su 10 vuol dire finisce da sto lato qua. Allora, ecco 98, 99 e ci siamo. Stavolta non ha dato segni di ripensamento però, Vedi, perché va a scaricare nell'ultimo punto lei ha scaricato. Ah no. Lui ricalcola dov'è. Ma non ci dov'è. Credo, non rileva ci credo. Il cassone. Rileva il cassone, ragazzi. Rileva il cassone. Non ci credo. Che meraviglia. Allora, che meraviglia chi, è. Per chi volesse sapere come fare, è sta impostazione qua, parametri generali, ed è scarico automatico, mieti Trebbia, attivo.
Poi il resto delle altre funzioni non lo so. Scaricare la mititrebbia a fine campo, questo è un'altra roba che non so. Vabbè, comunque bellissima sta roba qua. Non serve più il percorso per scaricare. Cioè lui scarica e basta. Non ci credo. Alla Che fine, meraviglia. sì, interessante. B, abbassa e accendi, vai. Iniziamo sta raccolta delle carote. Mamma mia, oh. Ok, ma mi sa che non ci stiamo, in tre. Ci stiamo? E dai No. che ci stiamo, dai, dai che. Ok, eccola qua la raccolta delle carotine, la continueremo nel prossimo gameplay perché ormai abbiamo visto la trebbia, vedi che ci dà il messaggino che Ecco non qua, trova, infatti, era vedi? quello che Molto volevo bene, vedere, molto bene. infatti. Eccola qua, molto bene, molto bene. Allora ragazzi, spegni tutto, ferma tutto, che qua abbiamo già dato anche fin troppo. Allora, con questa bella raccolta delle carotine, guardate qua la texture. Sembrano dei Che granchi. Adesso meraviglia la texture. le Vero. dovremmo portarle un pochino ai cavalli e un pochino alle galline. Non so come faranno a mangiarle comunque. E vabbè. Spezzettandole. Sì, a Julien, ci pensi tu, vero? Esatto. Eh Grazie, come sì, dammi un bel sempre. coltellone e taglio tutto a Julien. Uno alla volta. Vabbè, con questa bella scoperta della trebbia che non sapevo neanch'io. Io ringrazio, e questa bella raccolta di carotine che qua ci sarà da sudarla, comunque. Io Davvero. ringrazio, esatto, ringrazio il mio amico Simulator for Life per essere stato qui in nostra compagnia, ad avermi dato una mano sulla mappa Italia. No, Ma figurati, grazie a te ovviamente per l'invito. la ringrazio io invece di essere stato qui insieme a noi. Io come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni, dei milioni like, commentate, condividete, inoltre giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, trovate il canale di Simulator for Life, iscrivetevi anche al suo canale, mi raccomando. Grazie, Bene, io grazie. ti ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento a voi al prossimo gameplay, ciao a tutti e grazie e alla prossima, ciao ciao! Ciao!